Ciao a tutte stelle di Webcakes, in questa ricca parla oggi siamo qui con una nuova lotta Wi-Fi. Devo smettere di dire Wi-Fi con questa voce. Allora, prima di iniziare con la lotta c'è una piccola cosa carina che volevo farvi vedere. Sistemo un attimo l'inquadratura. Ossia, se parlate con questa tizia potete cambiare la musica del parcolotto se non lo sapete. E potete mettere quella della Lega, che non metterò. Oppure potete mettere... Sì, dammi quella che voglio io. Tizia, dammi ciò che voglio io. Ecco. No, non è questo. No, è un po' randomico, quindi ci vuole un po' di tentativi. Questo non l'avevo mai sentito. Cioè, davvero hanno messo anche questa? Dai! E dai che sto registrando io. Sì, bla bla bla. E andiamo. Mamma mia, che sfiga che ho. Perché continuo a mettermi tutte tranne quella? Forse perché la spammo troppo mentre lotto? Anche se non è proprio quella. Oh, dammi sto tema di Zinnia, sì o no? Eccolo. Tra questi c'è il bellissimo tema di Zinnia. Mamma mia. Allora, come al solito non ho equipaggiato il coso, il registrato, quindi devo andarlo a cercare. Eccolo. Oggi, a grande richiesta da parte di Crafi, metterò la lotta contro Crafi. Se la cerco. Sì, se la cerco. Se la provo è questa, giusto? Questa perché non l'ho ancora eliminata? Scusa, eh. È stata una lotta molto pazzerella. Allora, abbiamo qui il mio team ultra sbilanciato, ultra orribile, ultra facile da battere, ultra nabbo. Devo smettere di dire ultra. Dall'altra parte invece abbiamo Crafi con il suo odiosissimo mega Venusaur. Quindi, iniziamo questa lotta. Ah. Non avevo ancora trovato il tema di Zinnia per questa lotta, quindi vabbè. Io parto subito con il mio Rotom, pronto lì, Shiny, mentre lui parte con il suo Ambipom per farmi un ovvio bruciapelo, perché... Ehi, bruciapelo gratis. E se avessi mandato Skarmory mi avrebbe tolto lo Stardi, quindi non c'era nient'altro di meglio. Subito a fare retromarcia per mandare in campo un Pokémon con un matchup migliore. E probabilmente anche per evitare il fuoco fatuo che era ovvio. Infatti mette in campo il suo odiosissimo Mega Venusaur che si prende il fuoco fatuo ed è pronto a spararmi un potente giga assorbimento. Io ovviamente fortunatamente non sono così tanto stupido e cambio subito e mando in campo il mio Paradox. Il suo Venusaur si mega evolve e qui comincia la disfatta, cioè comincia il rage più totale per me, contro di lui ovviamente. Lui parte con giga assorbimento e non mi fa tutti questi danni perché non è molto efficace, anche se Skarmory è un difensore fisico. Io ho il carter rosso, quindi li faccio cambiare subito Pokémon. E ovviamente entra in campo Keldeo, che è pronto a colpirmi con un idropompa. Mi colpisce, io ero... Non sto scherzando, ero sicuro di reggerlo. Ero sicuro di reggerlo, quindi sono andato per metterle Stealth Rock. Sfortunatamente non lo reggo, quindi entra in campo Colossi Team, pronto per attaccare... Maracaibo entra in campo e io ho fatto una predix stranamente e quindi vado subito di gelo raggio che non gli fa nulla. Indovinate perché? Per quell'odiosissimo grasso spesso. Se non esistesse grasso spesso, Mega Venusaur sarebbe già molto meno pericoloso. Io qui non mi ricordo perché non ho switchato. Perché oltre al fatto che non posso congelarlo,
Non gli faccio nemmeno nulla e lui mi consuma metà vita. Non solo, mi ha anche avvelenato, quindi proprio dalla padella alla brace. Colossi Teen arriva a vita gialla, quindi un altro fangobomba non lo regge. E lui decide di recuperare vita perché tanto sarei morto sicuramente avvelenato. Io ho continuato di geloraggio perché forse non avevo visto che ludicolo mi sarebbe stato utile perché contro Keldeo mi sarebbe stato un po' più utile, dato che ha giga assorbimento e resiste molto bene le mosse speciali, tranne quelle super efficaci ovviamente. Lui va di giga assorbimento giusto per recuperare un po' di vita, giusto quella che mi sembra che io li tolgo con geloraggio. Io speravo nel crit, sinceramente, lo ammetto che speravo nel crit. Gli avanzi mi portano su e l'avvelenamento è pronto a buttarmi giù, ma se non mi sbaglio lo resisto con 12 PS, sempre sto 12 PS, non so perché, ma il 90% dei Pokémon che resistono a un colpo lo resistono con o 1 PS o 12. Lui va di nuovo di sintesi per recuperare tutta la vita che stava per varcare la soglia di metà giù, cioè di metà vita consumata. E va di geloraggio, ancora niente crit perché mi chiamo Xinko e sono il figlio spirituale di Samir, quindi dovreste sapere la sfiga che ho e che ultimamente se ne sta andando, fortunatamente, ultimamente se ne sta andando. Manda in campo il mio Absolution pronto per fargli uno psicotaglio. Lui predicta la cosa, quindi fa una predict bellissima. Manda in campo il suo ditto, che si trasforma nel mio Absol e diventa quindi di tipo buio. E non gli faccio danni. Io, essendo scarfato, lo so, è una stronzata, infatti il set l'ho cambiato. Essendo scarfato, scappo subito perché posso utilizzare soltanto psicotaglio. E lui aveva Forbice X, quindi di certo non è una cosa che volevo subire con Absol. Absol mi sarebbe potuto. Mi era utilissimo contro Mega Venusaur. Mando in campo Raikou, pronto per colpire forte e rapidamente. Decide di ritirare il suo Absol e mandare in campo Maracaibo. Io di nuovo predicto l'entrata di Maracaibo e vado di Intro Forza Ghiaccio che, oh mio Dio, li fa più o meno gli stessi danni di Ludicolo, mi sa. E grazie alla scottatura finalmente lo porto sotto la soglia di metà vita, cosa che non mi è utile. Vado di Invertivolt per fargli qualcosa in più. Infatti mi sa che gli avrei consumato molti più PS con Fulmine, molto probabilmente. E mando in campo il mio Gallade che è pronto per Mega Evolversi e tirargli uno psicotaglio grande come una casa. Lui utilizza Giga Assorbimento e non lo porta fuori, cioè non lo salva, fortunatamente. Maracaibo, cioè, Traffy decide di cambiare e mandare in campo il suo Landorus per ovviamente diminuirmi l'attacco. Sfortunatamente questo Gallade non ha Gelo Pugno, quindi non potevo fare nient'altro. Cioè, io ho tre Gallade, ho questo Gallade, ho il Gallade che avevo prima con, come cavolo si chiama? Ho questo Gallade con Danzaspada. Quello che avevo prima con Gran Fisico, più quello che mi ha dato Federico Shiny con Gelo Pugno, Shadow Sneak, Privazione e Assorbi Pugno. Entra in campo Cromwell, che grazie all'attacco diminuito resiste quello psicotaglio. Manda in campo di nuovo Landorus per diminuirmi di nuovo l'attacco e quindi Gallade diventa inutile perché un Gallade a meno 2 di certo non è molto utile. Fortunatamente faccio il crit, quindi i danni li ho fatti. Se avessi avuto Gelo Pugno forse sarebbe stato meglio. Decido di far ritornare ovviamente Gallade perché, come ho detto prima, era inutile e mandare in campo Absolution un po' come vittima sacrificale, forse? O forse per crittare, dato che questo Absol deve crittare, quando gli darò il mirino critterà. Cioè, se non critta quando gli darò il mirino mi arrabbio. Vado di Notte Sferza e nonostante il brutto colpo resiste.
Di nuovo, Recromarza mi arriva, io ero sicuro di morire, sopravvivo e rimango in vita con di nuovo 12 PS. Manda in campo il suo Metamorph, quindi è una speed type dato che io sono allegro e quindi, e quindi vado di notte sferza, giusto così per fargli danni. Lui si aspettava molto probabilmente uno switch sul mio Gallade, fortunatamente non l'ho fatto e mi sono risparmiato la vita di Gallade. Mando in campo Raikou adesso, che è pronto a tirare un bel fulmine potente. O forse faccio di nuovo il Predict e utilizzo Improforza. Non ricordo, sapete, l'ho fatto, è tipo una delle prime lotte che ho fatto, quindi... Sì, lui manda in campo Maracaibo, io vado di fulmine e poco, cioè mancavo pochissimo, io ho detto scottatura ti prego critta e guardate con quanta vita è rimasto. Decide di farlo rientrare, se avessi avuto le Stealth Rock quel Venusaur sarebbe morto. Entra in campo Landorus che... si becca fulmine. Non chiedetemi perché sono andato di fulmine, perché non ne ho la più pallida idea. Probabilmente non avevo predictato il Landorus. Decide di far ritornare il suo Landorus e quindi manda in campo il suo Keldeo, che si becca la Improforza Ghiaccio, che era destinata a Landorus. Sì, nell'ultima parte di lotta l'ho predictato piuttosto male. Sono con tipo metà vita e lui... lascia il suo Keldeo per il semplice motivo che si era dimenticato che Raikou è in grado di auspidare Keldeo. Se era dimenticato, altrimenti avrebbe fatto un altro switch. Me l'aveva detto in chat che era così. Quindi, finalmente gli mando un KO un Pokémon. Arriva Bruciapelo e non lo resisto perché ho troppa poca vita per poter resistere il Bruciapelo più forte del gioco. Entra in campo Gallade, pronto con tutta la sua maestosità a far danni, che si becca un Recromarcia potente, che fortunatamente non lo manda KO. Il problema è che, indovinate un po' chi entra in campo adesso? Esatto, Landorus, pronto a... Ricordo male allora. Manda in campo il suo ditto, io vado di assorbi pugno per recuperare vita. Quell'assorbi pugno era diretto a Ambipom, quindi recupero un po' di vita. Lui va di furtivombra e addio Gallade. Purtroppo il suo Alas, come cavolo si chiama, la Chase Scarf, quindi è ovvio che sia stato più veloce. E quindi abbiamo perso questa lotta di un bellissimo 5-0. Ringrazio Crafy per la lotta, perché se non avessi fatto sta lotta, seriamente io avrei continuato a giocare con questo team. E beh, avete visto come non è tutto sto granché, soprattutto Absol, mamma mia quell'Absol. Comunque, per questo episodio è tutto, noi ci vediamo con un prossimo episodio, ciao a tutti!